Ciao a tutti, questa sera un micro speciale incredibile. Easy, un viaggio facile facile. Un incredibile film di Andrea Magnani con Nicola Nocella, Libero di Rienzo e la partecipazione di Barbara Boucher. Non perdetevi questo micro speciale. Mask, il settimo spettacolo. Posso lavorare, sono diagnosticamente depresso. Potrei dire entusiasmante. Entusiasmante il film, nonostante l'argomento morte sin dall'inizio parte e segue perentoriamente ogni attimo delle riprese. Un film curato in ogni piccolo dettaglio, dettagli visivi, location, personaggi, una certa cura anche nei vestiti, cosa veramente rara nei lungometraggi oltretutto italiani. Easy, un viaggio facile facile. Questo personaggio, grandissima forza, grandissimo ardore, corridore che di punto in bianco cade nella non vita. E così, e depressione, sono pillole. E questo viaggio che lo porta in Ucraina per portare la bara, questo operaio, dunque il film tra le altre tratta anche delle morti bianche, e qui c'è tutto il viaggio introspettivo del protagonista che incontra realtà diverse, lingue diverse, non si capiscono, ma c'è dialogo. Dire che è un film, come ho detto prima, interessante o semplicemente bello, direi riduttivo. È un'opera prima, ma la sua precisione maniacale. Facciamo anche un'altra premessa, adesso vedrete anche la fotografia del cinema Boldini, insomma qui a Ferrara sono venuti Nocella e Magnani, e così abbiamo veramente aperto un dialogo con loro molto bello. Abbiamo chiarito alcuni punti, ma io insisto in quello che mi ha colpito principalmente, questa cura dei dettagli, dal pescatore, citando il fatto che ha dovuto prendere posto di un altro perché era un po' imbarazzato, comunque dal pescatore a questa bara, a questi movimenti, questi silenzi di Nocella fantastici, si guarda il film. Questi silenzi sono rumorosissimi. Bravo,
veramente, veramente molto bravo. Mask, il settimo spettacolo, è andato a vedere questo film per voi e ho avuto l'onore di conoscere questi due personaggi, attore principale e regista. Un sistema di lavoro che si vede lontano, un miglio che è lontano dal cinema generale italiano, anche se generalizzare è sempre sbagliato, ma queste atmosfere, questa multietnicità delicata, non c'è mai niente di sconvolgente, non c'è mai niente di fastidioso, neanche la versione quasi comica del protagonista di Easy, ma non dà fastidio perché siamo tutti con lui a guardare quello che guarda lui, siamo immersi in questa natura ucraina bellissima. Vorrei sottolineare la colonna sonora, ma ancor di più tutto, diciamo, quel frangente di film che è stato registrato attorno al fiume, attorno al torrente. Stupendo, colonna sonora western, insomma, veramente bello. Un film dunque da non perdere. Non fatevi spaventare né dal discorso della bara né nient'altro. È un film da vedere, un film, in realtà un film positivo, è un film positivo. Si ha voglia di guardare il film, si ha voglia di vivere il film e, ripeto, i due personaggi che abbiamo avuto di fronte al cinema Boldini di Ferrara sono stati due personaggi veramente gentili, cordiali, hanno parlato in maniera molto pulita ed efficace. Io spero di poter vedere anche un altro film, visto che questa era un'opera prima, ma direi che il carattere, la costanza, Magnani mi sembra che ce l'abbia. E ancora complimenti a Nocella, che è riuscito a fare un film da protagonista, davvero protagonista. Poi gli ho fatto, non posso non dirlo, gli ho fatto una battuta che gli faranno troppe persone. Gli ho chiesto questa leggera somiglianza, questo modo di porsi, assomiglia al grandissimo Belushi. E allora lui giustamente ha detto: io faccio di tutto per non ricordarlo nei film, in tutto, più che altro perché, come al solito, poi in Italia si guardano queste cose, si pensano subito, e va bene. E allora in bocca al lupo per il film, in bocca al lupo a tutti, e Mask tornerà chissà quando, chissà mai. Questo credo che sia il... ah sì, la prima, non è un'anteprima in realtà, perché è uscito pochi giorni fa, ma è stato così questo incontro veramente da non perdere con i protagonisti. Easy, il viaggio facile facile. Ciao da Massimo Gherardi, Mask, il settimo spettacolo. Thank you.
Thank you.